Ci sono orologi che non trasmettono emozioni e poi c'è questo Orologi Calamai che invece ne trasmette tantissime. Parliamone! Per chi non conoscesse Orologi Calamai, piccola premessa: Orologi Calamai è un'azienda italiana fondata da Francesco Calamai pilota di aerei, figlio di Giosuè Calamai che a sua volta era stato un pilota della reggia aeronautica militare italiana durante la guerra mondiale. Orologi Calamai è un'azienda fondata per passione e questo si nota, si nota da tutte le caratteristiche dell'orologio, si nota dallo stile che ha l'orologio, si nota dalla cura dei dettagli che sono sia eh, strettamente collegati a quello che è la cassa, il quadrante, il cinturone dell'orologio, ma anche riguardo al corredo. 38 mm di diametro, Sellita SV200 top grade. Queste sono soltanto due delle caratteristiche di questo orologio, che però sono caratteristiche standard, che non raccontano nulla eh, di quello che è veramente questo orologio, di quello che vuole rappresentare questo orologio. Dopo due settimane di felice possesso di questo pezzo. Posso raccontarvi meglio quelle che sono state le mie sensazioni nell'averlo, nell'indossarlo, eh, nel poterlo eh, imparare a conoscere. Questo orologio eh, rappresenta qualcosa di diverso nel mondo dell'orologeria, rappresenta qualcosa di diverso perché non è un semplice orologio che è stato creato da un appassionato, ma dentro questo orologio si vede tutto il cuore che ci è stato messo da Francesco Calamai nel disegnarlo e nel produrlo il quadrante subito attira l'attenzione attira l'attenzione per, per la classica disposizione 36912 eh, degli orologi che ricorda molto quelli che sono gli orologi degli es delle esplorazioni gli orologi militari e questo è di fatto un orologio militare perché se noi andiamo a guardare meglio sul quadrante leggiamo anche la scritta orgogliosa eh, che Calamai ha voluto appunto immettere su questo quadrante che è official partner dell'Aeronautica Militare questo quest orologio infatti in edizione super limitata questo nello specifico è un'edizione limitata a 299 pezzi è stato anche fornito appunto all'aeronautica militare ai reparti scelti il ruolo naviganti questo orologio rappresenta forse il culmine della passione di francesco calamai e di tutta la sua famiglia per il volo è un orologio che ricorda il volo in tutte le sue caratteristiche ma è girando l'orologio che si nota la parte più emozionante di esso perché oltre alla dicitura del numero limitato dei pezzi, vi è anche una scritta, una serigrafatura, che ricorda l'esatta parte, l'esatto disco di turbina del caccia che è stata fusa per far nascere la cassa di questo orologio specifico. Eh sì ragazzi, perché questa è la particolarità più bella. Questo è quello che ci fa apprezzare, è quello che mi ha fatto apprezzare particolarmente. L'idea e la filosofia che sta dietro questo segnatempo è il fatto che ogni singolo orologio calamai è stato eh, realizzato fondendo la turbina di un caccia F-104 Starfighter che ha servito l'aeronautica militare italiana. Ed è proprio qui la bellezza ragazzi, noi, noi appassionati siamo sempre molto attenti e desideriamo sempre avere qualcosa al polso che sia diverso dagli altri, avere qualcosa al polso che ci renda più esclusivi, avere qualcosa al polso che sia in sé più esclusivo e il sapere che questi orologi Calamai così curati così ben disegnati, così ben studiati, siano nati da una lavorazione molto complessa eh, perché è una fusione a cera persa e rifinita a mano di una turbina, appunto fondendo la turbina di un caccia militare, mi fa sorridere e mi fa ben sperare per il futuro di questo marchio e mi ha fatto rimanere veramente tanto colpito. Tanto colpito perché è come se ci fosse una linea guida. Tra quello che è la passione di Francesco Calamaio e della sua famiglia nel volo e quello che poi è la passione che ha trasmesso all'orologio, come se ci fosse un li una linea continua tra quello che è stato un caccia che è andato anche in guerra e che ha battuto i colori della nostra nazione in guerra e che poi, una volta dismesso, è diventato uno strumento che prima ne faceva parte. È come se fosse un ciclo continuo, no? È come se eh, Calamai avesse voluto rendere omaggio a questa sua grande passione e a questo grande eh, caccia, che è stato un caccia molto importante nella storia dell'aeronautica perché è stato l'ultimo interamente pilotato dal pilota dell'aereo, prima che venisse sostituito dai più moderni caccia, che invece sono molto più automatizzati. Quindi ancora una volta c'è questa attenzione anche nella scelta. Del materiale utilizzato, anche nella fonte da quale è stata presa la cassa, qua, qua c'è forse tutta la bellezza di questo orologio. Eh, è un orologio che funziona nelle forme, è un orologio che funziona nel quadrante, è un orologio che funziona molto bene anche come precisione, perché questo movimento top grade è veramente tanto preciso. È un orologio che funziona soprattutto però per quello che è il pensiero che Calamai ha voluto destinargli. Le caratteristiche belle di questo orologio però non finiscono qui, non si riducono solamente, tra virgolette, a, alla turbina, quindi alla cassa dell'orologio. Ma sono anche riguardanti il cinturino. Ho trovato piacevolissima la pelle che è stata utilizzata, ho trovato piacevolissimo il corredo che è stato utilizzato e ho trovato molto eh, avvolgente nelle linee l'orologio al polso, lo starete vedendo in questo momento. Io ho il polso piccolo e generalmente molto spesso capita che gli orologi militari abbiano il difetto di avere le anze un po' lunghe che stonino un po' con la dimensione relativamente piccola che in genere hanno. Questo non è così. Questo orologio calamai non è un orologio grande al polso, un orologio che abbraccia molto bene il polso, e questo fatto che l'abbracci molto bene è anche coadiuvato dal fatto che eh, possiede un cinturino in pelle di altissima qualità. Guardandolo più attentamente si nota come tutto quello che c'è in questo orologio si è studiato nei minimi dettagli, anche la corona. La corona ha una particolarità che pochissimi orologi hanno, ovvero che oltre ad essere chiaramente molto grande, perché è un orologio da aereo, è un orologio da pilota e quindi eh, si porta dietro questa caratteristica dagli orologi del passato, ovvero avere la corona molto grande, è molto e solida e molto eh, ben abitabile ben azionabile eh, la corona inoltre entra all'interno della cassa per rendersi più piccola per farla per far sì che sia un po più sottile e un po meno ingombrante al polso ma alla fine è tutto oro qualche luccica ragazzi io vi devo dire di sì c'è soltanto qualche piccolo dettaglio che avrei fatto diverso come ad esempio i numeri del quadrante che li avrei fatti leggermente più piccoli e forse un po più in rilievo e eh, forse avrei omesso il datario. Datario che è presente in soltanto in questa versione nera e non in quella blu che trovate, trovate sul sito. Ma alla fine l'orologio funziona. L'orologio è bello, l'orologio ha una storia da raccontare. E alla fine ragazzi la storia che gli orologi raccontano mh, molto spesso non è una storia eh, che... Che è presente prima della nascita dell'orologio. Molto spesso la storia viene raccontata insieme all'orologio, molto spesso l'orologio è protagonista di una storia. Qua no, qua c'è una storia dietro, qua c'è una storia prima che l'orologio venga pensato e che l'orologio venga prodotto. E secondo me questo è un valore aggiunto veramente speciale e che pochissimi altri orologi hanno. Bene, ragazzi, il video finisce qui, io ancora una volta ringrazio Francesco Calamai, orologi Calamai, per avermi dato la possibilità di provare. Questo orologio, se appunto il video vi è piaciuto, lasciate un commento, lasciate un mi piace. E se vi va, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao.